Con il presidente della Camera di Commercio Gavino Sini, partner da sempre di questa associazione, quella dell'associazione Maria Carta, che vede toccare un grande traguardo, i 10 anni di un qualcosa che davvero identifica appieno il nostro territorio. I 10 anni sono un bel compleanno, ma arrivano poi forse nel momento più opportuno, nel momento in cui varie cose ci stanno disorientando. La prima è sicuramente la crisi economica, ma insieme alla crisi economica c'è tutta un'altra crisi di sistema, una crisi di valori, c'è soprattutto una crisi di fiducia anche nei confronti delle istituzioni e forse anche nei confronti delle nostre radici del passato. Allora, poter festeggiare questi 10 anni recuperando un'immagine splendida, io non voglio metterla in paragone con altre della Sardegna per dire qual è la migliore, la peggiore, la più importante, però è indubbio che l'immagine di Maria Carta è un'immagine che nel mondo ci ha fatto conoscere e tuttora ancora richiama fortemente le nostre radici, la cultura, le tradizioni di Sardegna. Beh, utilizzare anche questi 10 anni per dare un segnale forte a tutti quanti noi, a iniziare da noi ma anche al resto della popolazione sarda, che nel nostro passato, nelle nostre radici abbiamo anche tantissime cose da salvare, che c'è un rapporto di fiducia tra passato, presente e futuro che non si deve mai rompere, perché sennò veramente corriamo il rischio poi di non poterlo costruire questo futuro. Beh, io penso che siano le candeline migliori da mettere su questa torta e tutti insieme proveremo a soffiarci sopra, augurandoci che il futuro possa essere degno del nostro passato. Possiamo dire la vera icona dell'orgoglio della gente di Sardegna. Sì, ci riflettevo proprio poco fa parlando anche col fratello. Maria Carta sicuramente non è stata valorizzata da noi sardi, quanto è stata valorizzata nel resto del mondo. E questo mi dispiace, sia dal punto di vista personale, purtroppo per la sua breve carriera legata alla sua purtroppo breve vita, ma io penso che sia stata anche un'opportunità persa proprio per tutti quanti noi. Era quel sistema di poter trasferire al resto del mondo la nostra cultura, le nostre tradizioni, un'immagine di Sardegna vera che poteva però tranquillamente anche sposarsi con la Sardegna dell'oggi, con la Sardegna turistica, anche con la Sardegna di quel turismo di élite che ha chiamato più volte Maria Carta proprio per poterla comunicare a chi veniva a trovarci ed era disposto anche a spendere grandi cifre, ma che non veniva soltanto per il nostro bel mare ma veniva anche per la nostra cultura e per le nostre tradizioni. Lei era sicuramente la migliore chiave di interpretazione, come ho detto prima, tra passato, presente e futuro. Leonardo Marras, 10 anni di una fondazione che rappresenta la Sardegna, questa è la cosa più bella che possiamo dire prima di questa breve intervista. Ma sai, il decennale è importante, poi in memoria di una grandissima artista, una grandissima donna che è stata Maria Carta, che è esempio anche per le nuove generazioni. Noi, dopo qualche anno difficile che abbiamo passato, anche perché era stata messa a rischio anche la sopravvivenza della fondazione, visto il taglio drastico dei finanziamenti, però grazie ai soci, tra i quali anche la Camera di Commercio, la provincia di Sassari e il comune di Siligo, siamo riusciti a mantenere in piedi e il premio e la fondazione e il suo museo. Diciamo che Maria Carta merita questo ed altro. In questi anni abbiamo notato che è un veicolo promozionale straordinario, non solo per promuovere la cultura e l'identità della Sardegna, ma anche per promuovere il territorio, e credo che le eccellenze della Sardegna, Maria Carta fa parte di questo, debbano essere valorizzate al massimo. L'orgoglio della gente di Sardegna. Esatto, proprio l'orgoglio della gente, donna forte, donna autorevole, artista a tutto tondo, donna che ha sempre interpretato il ruolo di donna sarda, e questo deve essere, come dicevo prima, un esempio grande per quanto riguarda le nuove generazioni. Sì,